Paolo Borsellino, Giovanni Falcone. Come l'Italia calcistica del 70, hanno regalato a noi italiani, al mondo intero, una delle partite più belle di sempre contro la mafia. La storia siamo noi. Attenzione, nessuno si sente escluso. E quando avevi la palla tra i piedi, anche se ti tiravano dalla maglia, mica ti buttavi a terra! La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Noi che scriviamo le lettere. Noi che abbiamo tutto da vincere o tutto da perdere. Tanti ne hanno buttati giù. Rosario Di Salvo, difensore. Mario Trapassi, difensore. Alfredo Agosta, Giorgio Ambrosoli, Peppino Impastato, Mauro De Mauro, Pino Puglisi, Pier Santi Mattarella, Rocco Chinnici, Libero Grassi. E tanti altri ancora. Il 70 è un anno difficile per il paese. Sono passati pochi mesi dalla strage di Piazza Fontana, poi l'autunno caldo, sommosse e rivolte sociali. Stamattina mi sono alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzata e ho trovato l'invasore. Eliminare tutta la spazzatura, ci sarebbe il rischio che uno si abituasse a vivere senza la spazzatura, con la controindicazione che la spazzatura poi non la vuole più. Rischi e controindicazioni. Eliminare tutta la mafia di Palermo, c'era il rischio che uno si abituava a vivere senza la mafia, senza la spazzatura, con la controindicazione che la mafia, la spazzatura, poi, uno non la voleva più. Rischi e controindicazioni. Basta un mondiale vinto per risollevare le sorti del paese. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! Grida tre volte Nando Martellini. Senti Giovanni, ma non è che per caso, come dire, ecco, hanno sbagliato, no? Paolo, Paolino, Paolo, Paolo, quando si tratta di queste cose, lo Stato non sbaglia mai. I mafiosi almeno offrono davvero. Dottore, tutto pagato per consigliere.